La città di Chieti è pronta ad accogliere la tanto attesa processione del Venerdì Santo, che a partire dalle 19 sfilerà per le vie del centro storico uscendo dalla Cattedrale di San Giustino. Storia, tradizione e devozione si rinnovano nell'antico culto della Passione, con il corteo organizzato dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, pronto a sfilare con circa 1100 partecipanti delle 13 confraternite cittadine, come spiega al TG8 lo storico Aurelio Bigi. Diversi storici ritengono che sia anche la più antica d'Italia, qualcuno vorrebbe datarlo 842. Quest'oggi vedremo circa 1100 incappucciati che sfilano l'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che organizza da più di 4 secoli questa processione in maniera encomiabile, sfila con circa 500 persone tra fratelli e aggregati, tra gli aggregati circa 350 tra coristi e musicisti. E poi vi sono altre 13 confraternite, ecco un'altra caratteristica della nostra processione. L'arciconfraternita da sempre ha coinvolto tutta la realtà confraternale di Chieti. Interessante pure dire che Chieti è la città attualmente abruzzese con un maggior numero di confraternite. Uscirà dall'ingresso principale della cattedrale, messa a disposizione, ecco, sapete che nella piazza vi è il cantiere per rifare la pavimentazione di piazza San Giustino, oggi sarà calpestabile proprio dai partecipanti alla processione e poi prenderà il solito itinerario che abbraccia più di 2 chilometri del centro storico, a disegnare quasi una grande croce attraversandolo sia longitudinalmente che lateralmente, quasi a voler benedire l'intera città. Momento clou sarà anche quello del Miserere. Momento clou, al di là dei 7 simulacri di Del Ponte, è quando arriva l'Arciconfraternita con questo mare di tonache nere e mozzette dorate che oscillano e portano proprio sulle loro spalle le statue settecentesche lignee del Cristo morto e della Madonna addolorata, ed è un momento struggente, un dolore che si fa proprio concreto, carnale. E tutto questo è sottolineato da questa musica del Miserere che ti si fa in quel momento forte, pregnante. Lo stesso Gabriele D'Annunzio, dopo aver sentito le note del Miserere, la definì una fontana di lacrime.